all'ultimo momento, quindi non vi preoccupate se non, insomma, volete anche fare un giro altrove, li ritroverete anche più tardi. Allora, qualche informazione: cosa sono i taiko? Questo è un termine generico per indicare, per l'appunto, i tamburi giapponesi, che sono questi che vedete qui sul nostro palco, sia più grandi sia più piccini. Quello che è importante sapere è che all'inizio i tamburi giapponesi non erano strumenti musicali, venivano utilizzati durante le battaglie, durante le guerre, per intimidire il nemico, per inviare dei comandi, proprio perché hanno un suono molto potente, molto vigoroso, quindi avevano questa funzione. Poi solamente dopo, in un momento successivo, sono entrati a far parte della famiglia degli strumenti musicali e oggi sono appunto considerati strumenti musicali veri e propri, utilizzati da tantissimi gruppi e anche ovviamente dai nostri tre ragazzi. Non si avvicinavano ai taiko le donne, cioè non erano suonati dalle donne, proprio perché ci vuole molta forza, molto allenamento e preparazione fisica. E poi anche questa cosa è cambiata, fortunatamente, quindi tante donne poi nel corso del tempo si sono avvicinate, hanno imparato, hanno studiato quindi questo tipo di strumento, e quindi con tanto allenamento anche loro oggi ci sono tante donne che suonano per l'appunto il taiko giapponese, i tamburi giapponesi. Spesso sono accompagnati anche da altri strumenti musicali, in questo caso li vediamo da soli, quindi ci sono solo i tamburi, solo i taiko, che appunto, come vedete, possono essere diversi, quindi sia più grandi sia questi, diciamo, di media grandezza, e anche più piccini. Vi invito a fare anche molta attenzione ai movimenti che fanno i nostri musicisti, che fanno i nostri artisti, perché ci vuole molto bilanciamento anche proprio tra tutti i muscoli del corpo, quindi non vengono coinvolte solamente le braccia, le spalle, come si potrebbe pensare, ma anche le gambe e proprio tutto il corpo, quindi ci vuole un allenamento abbastanza importante e impegnativo durante l'arco di tutta quanta la settimana, quindi questo è molto importante. Allora, ci siamo, credo, quindi possiamo iniziare. Facciamo un grande applauso ai Mune Taiko.